utilizzare questo conto di riflessione sul voto e la rappresentanza delle donne a partire da un dato positivo, e cioè il fatto che il Senato, per la prima volta nella storia italiana, sia arrivato a una rappresentanza di donne che alla Camera è il 32% e al Senato al 30%, rispetto al 19% mediato fra Senato e Camera di prima, quindi un salto in avanti. Questa cosa è da tenere presente, perché adesso nella confusione della governabilità e di nessun aiuto, questo dato e il fatto che ci sia stato un abbassamento anche dell'età media, specialmente alla Camera, l'età media dei deputati di 45 anni. No, quindi un ingresso di gente giovane che cambia sostanzialmente e rinnova sia la Camera che il Senato, poi ci sono le solite anche le solite facce, no. Questo non significa che una maggior presenza di donne modifica le cose in meglio, si può però affermare che è diminuita la diminuita. Prima era 81-19, adesso siamo 70-30. Allora, per affrontare la riflessione su questi punti, chiediamo aiuto all'analisi del libro uscito nel 2015, Dove batte il cuore delle donne? Voto e partecipazione politica in Italia. Editore La Terza. Questo libro è stato scritto dalla giornalista Assunta Sanno, che è qui presente. Lei ora è capo della Non più, perché mi fa tempo, quando uscito il libro il giornale è anche chiuso. Beh, ha scritto per la rivista Emergency, poi per il manifesto, per l'ANSA e per il diario della Sera. È stata una delle fondatrici di Usciamo dal Silenzio nel 2006, famosa manifestazione. E l'altra scrittrice, Francesca Zanchi, è insegnante universitaria di sociologia urbana e ha scritto una quantità impressionante di libri sulla sulle politiche di genere. Ecco, questo libro affronta con un esame dei decenni passati, con l'aiuto di diverse statistiche specchiette molto chiare, come capito per secondo, l'evoluzione dei comportamenti femminili in politica dalla prima volta del 1946 fino ad oggi. Quello che emerge è lo scandalo che consiste nei numeri bassi della presenza delle donne nelle stanze decisionali. Come dicevo prima, fino all'ultima elezione la presenza delle donne era del 19% ed eravamo al 54° posto della classifica mondiale della presenza delle donne nei parlamenti nazionali. Ma i numeri esigui sono anche negli enti locali. Il numero dei comuni amministrati da sindaci donne non raggiunge il 10%, scende addirittura sotto il 5% nei comuni del sud e sotto il 4% nei grossi comuni. Milano, Genova, Roma, eccetera. Solo 9 territori provinciali su 110, tutti nel centro-nord, superano la soglia del 20% di comuni amministrati da sindaci. E quello che si evidenzia
la mancanza consapevolezza o l'indifferenza rispetto a questo fenomeno, a partire dalle donne stesse. E la scarsa rappresentanza delle donne nel governo nazionale, nei governi locali, e anche la sottorappresentazione dei bisogni femminili, i famosi bisogni femminili. Si pensi alla distanza che ancora c'è rispetto all'obiettivo del 60% di occupazione femminile della strategia di Lisbona, che doveva essere conseguito nel 2015. Noi adesso siamo al 48%, nonostante ci sia stato un salto notevolissimo fra il 2000 e il 2007, si è passato dal 39,3% al 46%. E poi il discorso sulla cultura, bisognerebbe anche vedere che tipo di cultura c'è. Poi la totale mancanza delle politiche di condivisione dei tempi di lavoro e di vita e al peso del lavoro e di vita che ricade totalmente, quasi esclusivamente, sulle donne. Il libro sottolinea che alla fine degli anni 60 la situazione, io sono sbarciato per me, non lo dimentica, la segregazione domestica delle donne era peggiore a quella rilevata nel 1861 dal primo censimento d'Italia in base alle proporzioni. Allora le casalinghe del 1000, alla fine degli anni 60 del Novecento, erano 12 milioni, le donne occupate solo 6 milioni. E il contesto di riferimento normativo, sociale, culturale, si poteva definire senza paradosso clerico-fascista, nel senso che tutte le leggi che regolavano i rapporti familiari, i rapporti uomo-donna, no, il nuovo codice della famiglia nel 75, i rapporti di lavoro erano determinati dal codice rosso. Stamattina siamo andati alla manifestazione, no, che continua, contro la violenza sulle donne. Allora mancava totalmente la percezione della violenza sulle donne. Il matrimonio riparatore estingueva qualsiasi tipo di reato, perché riportava dalle mura di casa lo scandalo pubblico. Lo stupro era un diritto contro la morale, e lo è rimasto fino al 1996. C'era il delitto d'onore, da 2 a 7 anni dall'omicidio, dall'uccisione di una donna. Adesso noi volutiamo su le attuali leggi, ma questo era il punto di riferimento a cui siamo partiti. Ecco, c'era il matrimonio riparatore e non c'era un divorzio, la legge per l'introduzione volontaria della gravidanza, la contraccezione era pubblica. Solo nel 63, con un'apposita legge, le donne furono ammesse nella magistratura. E quell'anno nel 39, adesso sono circa 4.000. Quasi la metà dei componenti. Vabbè, poi ci fu la ventata del innovamento, che dal 67 al 80 portò il movimento delle donne a discutere, criticare e praticare il cambiamento della propria condizione di vita e di lavoro. Una presa di coscienza della propria esistenza, del fatto di porsi come soggetto politico diverso,